Ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione sportiva 2017-2018. Siamo tornati a San Giovanni, dove abbiamo conosciuto Gabriele Baldini, direttore sportivo del settore giovanile della società del Marzocco. Con lui abbiamo fatto un bilancio sull'andamento di tutte le squadre del settore giovanile. Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo. Se io ripenso a luglio del 2016, quando io sono stato chiamato a ricoprire dalla società questo ruolo, quando ancora non sapevamo se avremmo avuto ancora in mano il settore giovanile o meno, insomma, guardandomi un attimo indietro, vedendo un pochino il bilancio di questa stagione, quindi quello che abbiamo fatto in questa stagione, devo dire che insomma stiamo andando bene, stiamo crescendo da un punto di vista di movimento, i ragazzi stanno crescendo, le nostre squadre sono tutte competitive e i risultati ci stanno dando ragione. Quindi crescita e competitività sono in linea secondo le aspettative e gli obiettivi di inizio anno. Per quanto riguarda le annate, gli allievi regionali 2000-2001, dove siamo partiti con l'obiettivo di salvarsi quanto prima, abbiamo raggiunto già questo obiettivo a marzo, stiamo oscillando tra la terza e la quarta, quinta posizione. Ora, domenica scorsa abbiamo riposato e quindi qualche squadra ci ha scavalcato, però insomma stiamo facendo un campionato importante, stiamo preparando i ragazzi 2001 per cercare di essere pronti a affrontare il campionato juniores nazionale la prossima stagione. Tant'è che qualche 2001 ha già esordito, domenica un 2001 ha giocato titolare, altri hanno fatto spezzone, quindi questo vuol dire che insomma da agosto, quando siamo partiti, fino adesso che siamo a marzo, il lavoro sul campo è stato fatto bene. Per quanto riguarda gli allievi B 2002 idem, anche lì stiamo facendo un campionato in linea con le aspettative, stiamo al secondo posizione. Domenica abbiamo vinto lo scontro diretto con la Castiglionese, prima in classifica, e quindi anche lì la squadra è competitiva, è una squadra di qualità, è una squadra su cui abbiamo lavorato per prepararla alla prossima stagione, al prossimo campionato di allievi regionali, e siamo in linea con le aspettative e quelli che erano gli obiettivi di inizio anno. Campionato giovanissimi 2003 sta andando bene, siamo primi in classifica. Domenica abbiamo fatto un piccolo passo falso, però insomma abbiamo ancora 3 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Lì l'obiettivo dichiarato è provare a vincere il campionato per acquisire finalmente il campionato giovanissimi regionali, però si sa, ne vince una e il campionato è difficile, e quindi ce la metteremo tutta per cercare di portare a termine con la vittoria questa stagione. Il campionato giovanissimi B 2004, anche quello è un campionato di transizione, un campionato di preparazione per la prossima stagione. Ci siamo riassestati dopo essere partiti un po' così, con qualche alti e bassi, abbiamo sistemato la squadra, il mister ha fatto un gran bel lavoro e anche lì ci stiamo proseguendo nel percorso e nell'obiettivo di inizio stagione.
cuore, che è quello di arrivare nelle prime tre posizioni. Per quanto riguarda i ragazzi del 2005, abbiamo scelto di fare un campionato sperimentale, quindi abbiamo fatto il tentativo di farli giocare sotto quota con i più grandi nel campionato giovanissimi B, e devo dire che anche loro ci stanno dando delle buonissime soddisfazioni. L'obiettivo di tutte le squadre è quello che dicevo prima, è cercare di farli crescere da un punto di vista sportivo, cercare di farli crescere da un punto di vista educativo, da un punto di vista relazionale nei confronti, insomma, del gruppo e della comunità con cui si confrontano, e cercare di essere competitivi, perché una società importante, una società storica come la San Giovannese, per una società importante, per una società storica come quella della San Giovannese, è importantissimo avere, fondamentale avere squadre sempre, sempre competitive. Rapporto a San Giovanni tra settore giovanile e prima squadra, come ci ha confermato lo stesso direttore sportivo. Sì, questo è fondamentale per noi che curiamo il settore giovanile, quindi io, Marco Bernini che collabora con me, ma anche poi tutte le figure che girano intorno alla società. Tommaso Bettoni è responsabile per la scuola calcio e sta facendo un grandissimo lavoro. Tutti noi che lavoriamo costantemente per la società, avere l'appeal e la considerazione della prima squadra è fondamentale. Da quest'anno, con l'avvento di Nicola Del Grosso, direttore generale, e Cristiano Caleri, direttore sportivo, con cui condividiamo quotidianamente le dinamiche sia di settore giovanile che di prima squadra, vale a dire che loro si preoccupano in prima persona di quelli che sono i movimenti e la gestione del settore giovanile. Allo stesso tempo gli argomenti della prima squadra vengono messi sul tavolo anche dello staff nostro. Questa è una cosa fondamentale per noi, perché uno degli obiettivi che si è posta la società e che ha dato a me e comunque sia a chi si occupa insieme a me del settore giovanile è quello di riuscire a portare più ragazzi possibile in prima squadra che provengono dalla nostra cantera, scuola calcio e settore giovanile, no? Ovviamente che non siano ragazzi tanto per fare, che non siano ragazzi portati lì solo per numero, ma che siano ragazzi che hanno lavorato in una determinata maniera, in modo tale che siano pronti per far parte della rosa e scendere in campo con la prima squadra. Bilancio quindi estremamente positivo per l'intero movimento giovanile biancazzurro, un settore giovanile che è tornato a livelli consoni al blasone e alla storia della società del Marzocco.